Eccomi tornata con un nuovo video e questa volta vi voglio far vedere gli ultimi acquisti che ho fatto ieri mattina, mi sembra, all'Esselunga. Insomma, sono cose di bellezza che ho preso e che mi faceva piacere condividere con voi. Ovviamente chi mi segue su Instagram ha già visto tutto perché praticamente 9 su 10 vi metto la foto su Instagram dei miei acquisti. Quindi, insomma, se mi seguite là già lo sapete, ma mi faceva piacere, insomma, spenderci due parole perché qualche prodotto l'ho iniziato a testare. Allora, prima di tutto. E oltre a questi prodottini vi voglio far vedere la palettina che mi ha regalato Nello e adesso ne parliamo. Vado veloce con questi prodotti, ovvero ho preso uno smalto bianco gesso che è quello che indosso, è della Deborah. È la linea Prêt-à-porter ed è il numero 01 French Manicure. Io volevo uno smalto bianco color gesso e Simona lo sa, Miss Penny 09. Ciao tesoro, e lei addirittura si era messa lì e mi ha detto: ah, mi ricordo che una ragazza bravissima, insomma, usa quello della. Non mi ricordo, forse Laila. Insomma, fatto sta che questo era successo prima del matrimonio. Buonanotte. Dopo 2 mesi ero ancora qua che lo stavo cercando. E siccome Eleonora Manni, ciao tesoro, aveva strabocciato quello di Collistar bianco gesso, allora ho detto: ho trovato questo qua a 1,90 euro, mi sembra, o 1,80 euro addirittura. Quindi ho detto: se non va bene, amen, ho buttato via due caffè, ecco, neanche. E invece mi è piaciuto molto perché il bianco è un colore molto difficile da stendere, spesso è pastoso. Risulta disomogeneo, mentre questo alla prima passata è un po' disomogeneo, alla seconda è perfetto. Io non avevo fatto bene la manicure prima, l'ho messo molto in fretta e furia ieri, infatti per esempio quest'unghia qua non è perfettissima, ma il risultato mi piace. Si è asciugato in maniera veloce rispetto a questi colori di solito bianco, anche io ho un rosa bellissimo, pastello, chiaro chiaro, molto tendente al bianco, lattiginoso e infatti fa una resa bruttissima. Questo invece è promosso, quindi se cercate uno smalto bianco color gesso, per ora all'Esselunga trovate questo a meno di 2 euro e sicuramente quest'estate ce la fate tranquillamente, non sprecate tanti soldi. Poi mi sono ripresa lo Splendor al cocco a 95 centesimi, che mi piace tantissimo, e ho preso il bagnoschiuma della Palmolive Mediterranean Moments Argan Oil from Morocco e mandorle. Questo qua ne avevo prese due confezioni l'anno scorso, mi erano durate tanto perché si tratta di un prodotto di 500 ml, qua c'è scritto new ma c'è da un anno. E per tutto l'inverno io non l'ho ritrovato. L'ho visto ieri mattina per 1,20 euro, 1,30 euro e me lo sono ripreso perché questo è fantastico da utilizzare anche durante tutto l'anno, ma d'estate specialmente. Oltretutto, questi bagnoschiuma Palmolive sono molto confortevoli, non vanno a seccare la pelle, tendono insomma già ad idratarla mentre vi lavate. Quindi prendetelo se anche voi amate i bagnoschiuma Palmolive. E sotto consiglio di Simona, sempre Miss Penny 09, mi sono presa il tanto suo amato scrub, questo qua della Caloderma. Ha 24 mesi di scadenza, sono 500 grammi di prodotto e ora vi faccio uno zoomino dell'inci. Sapete benissimo che io sto utilizzando adesso quello della Geomar Talasso Scrub in combo con l'olio di mandorle dolci e chissà, insomma, quando inizierò ad utilizzare, per ora lo lascio lì, poi quando inizierò a utilizzarlo ve ne parlerò meglio. E infine, per colpa di un'altra mia amica, Mena, Only Megan 17, ciao tesoro, ovviamente vi lascio i nomi delle ragazze di cui vi parlo come sempre qua sotto giù nell'info box. Allora, durante l'inverno, ve l'avevo già detto, vi avevo mostrato dei prodotti del genere nei video dei prodotti promossi del mese e sto parlando di tisane, di tè, di camomille, eccetera, eccetera. Ho abbandonato questa cosa a tempo 2 mesi e ho visto un video di Mena recentemente, vi linko direttamente il video qua sotto, dove praticamente vi fa vedere tutti i tè, tutte le tisane, spiega per benino un po' tutte le cose, insomma, e ne ho presa una che consigliava lei. Io ne sto utilizzando ora una snellente, vabbè, comunque, che
che ama tè verde, liquirizia, cose del genere. Cercate di evitare il fucus, che non è molto indicato, specie per chi ha problemi di tiroide e perché la va ad alterare. Ovviamente il fucus è un ingrediente che fa parte delle creme della sfumatoline, quasi tutte. Quindi, insomma, fateci attenzione, cercate di prendere prodotti al cui interno non c'è il fucus, perché magari non lo sapete, avete una leggera alterazione. Io credo di non soffrire di tiroide, però metti che non lo so perché è una cosa leggerissima, quella magari ve la va a stimolare. Quindi in generale ci sono tanti prodotti, evitate, sia che per creme, per pasticche naturali, evitate. E ho preso questa qua dell'Angelica Depurativa, un aiuto per favorire i naturali processi di depurazione dell'organismo. E ha rabarbaro, sambuco, finocchio, liquirizia e cardo mariano. Questa l'ho provata ieri pomeriggio e mi è piaciuta molto, anche senza zucchero, perché io sono no zucchero dipendente, però cioè, non mi dispiacciono i prodotti dolci. Io sto utilizzando lo zucchero di canna adesso, però sono stata bravissima e sono riuscita a prenderla senza niente. Dovete prenderla senza niente, se no non serve a un cavolo. E poi ho preso un tè verde snellente, tè verde Damiana Mate, questo qua, sempre dell'Angelica. Io ho un attimino di problemi col tè verde perché mi sembra di bere prato, foglie, erba, mi sa veramente di sterpaglia. Ah, questa scatola che vedete è piena delle foto del matrimonio. Magari la sposto, che non è carina da essere inquadrata, come penso altre 3.000 miliardi di altre, di altre cose, ma vabbè. Ora veniamo al regalino che mi ha fatto Nello, e praticamente ho esultato perché ha detto: "Ah, hanno messo la palettina in offerta!" E allora lui ha detto: "Dai, quanto costa? Te la prendo io." E io: "Viene 27 euro invece di 32, mi sembra. E è in saldo fino al 7 luglio." Non so se caricherò questo video prima del 7 luglio, perché ho da dirvi tante cose, ho caricato un botto di video in questi giorni. E quindi Nello mi ha regalato la palettina di Mulac, che è arrivata a casa in poco più di 24 ore. Ho ordinato un mercoledì mattina, in mattinata, verso le 10-11, e mi è arrivata giovedì pomeriggio verso le 3:30. Quindi veramente un servizio fantastico. Non si pagano le spese di spedizione noi in Italia. E la palette in questione è questa, l'avrete vista in 3.000 altri video. Vi faccio una carrellata di colori che mi sembra che qua si vedano anche abbastanza bene. Nel frattempo vi dico che il trucco che ho realizzato oggi l'ho fatto con questa palette, proprio per farvela vedere. Io adesso devo andare in palestra e vabbè, fa niente che ci vado un po' più truccata. Ora vediamo se mi strucco prima, perché non mi piace andare truccata così in palestra. Voglio stare quanto più naturale possibile, anche perché oggi c'è un'afa pazzesca. Quindi ho realizzato un mini 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 tutorial, mi trucco con voi, insomma, per testare un attimo la palette. Vi lascio il pezzettino e ci vediamo dopo. Inizio applicando questo colore qua, questo colore crema matte. Lo prendo con il pennello cicciotto di H&M e lo vado a mettere sotto l'arcata. Poi con il 217 di MAC vado a prendere Toast, che è un color caramello, e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Centro nella V esterna. Tenendo la mano un po' più leggera, continuo a sfumarlo verso l'arcata. Per ora questi due colori mi sono piaciuti tantissimo, sono tutti e due matte. E hanno una consistenza veramente buona. Mi piacciono veramente tanto tanto tanto. Non ho trovato per niente difficoltà ad applicarli. Ora vediamo che combino sulla palpebra mobile. Per l'angolo interno dell'occhio sto rimettendo il color carne.
scrivente, poi con il pennello d'applicazione dell'Essence vado a prendere Miss, questo qua, che questo invece è un color satinato, leggermente shimmer, che butta sul ramato rossiccio ed è veramente bellissimo. Un po' tendente al fragola, sempre con il pennello 217 di MAC, e lo vado ad applicare nella piega. E sempre con il 217 prendo Coffee, che è questo marrone, io penso che abbia un sottotono neutro, questo qua, sempre matte. Lo vado ad applicare picchiettandolo giusto qua nell'angolo esterno dell'occhio per andare un attimino a smorzare con i colori che ho usato prima, per dare un po' di profondità, che mi sembrava un po' troppo piattino il tutto. Vedete, lo picchietto. Un po' di Toast. Matita nera all'interno dell'occhio. Sia sopra che sotto. Leggermente, proprio poco poco, in questa maniera, in modo da allungare leggermente il trucco. Metto in mascara e torno da voi. Che ho utilizzato con la palette, ho cercato di utilizzare quanti più colori possibili. Vi faccio gli swatch degli altri colori che non ho utilizzato, e secondo me, cioè, a parte scriventissima, ieri mi sono fatta lo swatch sulla mano del colore blu, aiuto, io vi sto accecando, guardiamo fare danni, blu sulla mano, mi sono lavata le mani, mi sono struccata, ho fatto centinaia di cose, guardate che scrivenza, un fazzolettino please, e è rimasta l'ombra fino a che proprio non ci sono andata a insistere con lo struccante. Allora, vi parlo un po' della palette. A colpo d'occhio a me ha colpito il fatto di questo color carne, che è un passepartout per ricreare qualsiasi look qualsiasi look o trucco, va bene. Mentre ci sono poi questi quattro colori, che sono i colori un po' più della terra. Apprezzo tantissimo questo colore qua, che è veramente bello, fantastico, si è sfumato benissimo. Questo è un bronzo stupendo, e questi due colori, secondo me, questo per essere utilizzato per fare uno smokey eyes, e questo come punto luce, sì, deve essere bellissimo, perché poi una volta swatchato, magari ve lo faccio vedere anche a voi, giustamente, poverine, è luminoso e forse potrebbe andare bene anche leggermente picchiettato come illuminante, leggero leggero, butta un po' all'argento, ma è bellissimo. E poi ci sono questi sei colori che, secondo me, tolto il giallo, non sono neanche così tanto pazzi come possono sembrare. Il giallo effettivamente magari può essere un po' più difficile da inserire, però vediamo se vi do qualche spunto per look da tutti i giorni o comunque da sabato sera, però non troppo audaci, ecco. Figuratevi che ho utilizzato anche Bubble Gypsy, alla fine utilizzato nella piega dell'occhio, secondo me è bellissimo perché va a scaldare il trucco,
Questo è un viola, sì, il viola si usa anche tranquillamente, anche solo per ripassare una matitina di a mo' di eyeliner. E poi ci sono questo blu e questo verde smeraldo, stupendi. Secondo me è una palette molto completa. Io penso che non avrei problemi a mettermela sulla scrivania, scrivania, sempre ai tempi dell'università io rimango, nella mia make-up postazione, nella mia postazione make-up, non avrei problemi a tenermela appoggiata lì sopra e a utilizzarla tranquillamente pucciando o due o tre colori tutti i giorni, specie poi per il sabato e la domenica. La trovo molto completa. Io non ho più comprato palette dopo la Naked 3, non sono solita comunque comprarne così tante, sono uscite tante slick e tutto quanto, perché poi mi rendo conto che io tutti questi colori non è che li utilizzo. Comunque vabbè, poi casomai ne parliamo insieme. Fatto sta che per 27 euro, 13 colori più l'eyeliner, che non voglio aprire perché voglio aspettare un attimino perché ne ho altri da utilizzare quando finisco quello della Rimmel, poi dopo lo proviamo insieme anche quello. Vabbè, volevo tirare fuori l'eyeliner, non mi riesce, già qua ho fatto un casino con Miss, ci ho tirato un'unghiata, ma fortunatamente non si è rovinata più di tanto. Non è una palette secondo me da portare in viaggio, perché è un po' troppo alta, spessa, insomma forse prende un po' troppo spazio magari per essere portata così, però la trovo ottima per essere sfruttata tranquillamente tutti i giorni, perché comunque questi tre colori si utilizzano sempre. Insomma, prima impressione ottima, anche come qualità proprio di ombretti, si sono sfumati, applicati benissimo, sembrano una polvere cremosa. Insomma, sono felicissima dell'acquisto, spero che il video vi abbia fatto piacere. Io vi mando un bacio grande. Ah no, che bacio grande! Cioè, sì, vi mando un bacio grande, ma vi volevo dire che il rossetto che indosso è questo qua che mi ha regalato Ele, che avete visto Elena English Rose Makeup, questo aranciato qua della Exotic Shine Lipstick, che è un'edizione limitata di Kiko. Penso che adesso lo troverete in saldo. E questo è il numero 02, è un color corallo bellissimo. E io l'ho messo, scusate, ero andata fuori immagine, con la matita 707 della linea Smart Lip Pencil di Kiko, che diciamo è quella che utilizzo per il dupe di Impassioned, e ci stanno benissimo insieme. Ho riempito leggermente le labbra, giusto un pochino, e poi ci sono andata sopra con questo rossetto corallo, stupendo, io non avevo un rossetto corallo, quindi regalo veramente super apprezzato. E niente ragazze, davvero spero che questo video improvvisato vi abbia fatto piacere. Ora, bacio grande per davvero, ciao al prossimo video!